Ai tempi del coronavirus mi tocca fare una chiacchierata con uno dei miei idoli della mia gioventù, perché era il 1996, quando durante le mie serate in discoteca ballavo, tra le altre, la mia canzone preferita, The Color Inside dei Typical. E la T di Typical sta per Tignino. Daniele Tignino è con noi. Ciao Daniele, come stai? Ciao a tutti, ciao ciao. Come sto? Si sta in questo periodo, dai, Si si sta, sta. si sta, si Siamo sta, tra l'altro, stas in questo ecco, momento. proprio tu, noi stiamo sorridendo perché sono felicissimo di chiacchierare con te, perché insomma, veramente, quando intervisti, quando fai una chiacchierata con uno di quelli che è stato uno dei tuoi idoli degli anni 90, ma anche del recente passato, insomma, è un po' godereccia come cosa. Il periodo, il momento è veramente Grazie. molto, molto complicato. Come stai vivendo questo periodo di quarantena forzata, soprattutto tu che sei abituato sempre a stare in giro, insomma, per tante ore senza mai tornare neanche di notte? Come funziona? Ma guarda, è ovvio che è un periodo molto difficile. Cerco di impiegare il mio tempo comunque cercando di, visto che ho lo studio a casa, di lavorare a delle produzioni. Anche se questo a livello psicologico da una parte ti aiuta, dall'altra insomma, comunque sai, è un lavoro che potrebbe, tra virgolette, anche risultare inutile o quantomeno un lavoro che magari potrebbe protrarsi nel tempo, perché sappiamo benissimo che la situazione è molto complicata e di conseguenza non abbiamo idea di quando tutto possa ripartire. È vero che le case discografiche si stanno in qualche modo muovendo e stanno rimanendo un po' sul mercato, ma è chiaro, essendo fermo tutto il mercato che gira intorno alla musica, all'intrattenimento, alle serate, ai luoghi di aggregazione, tutto quello che c'è, è chiaro che tutto il movimento viene molto penalizzato. Quindi sappiamo Cioè, che tu è un periodo. praticamente, ecco, tu in questo momento stai dedicandoti alla produzione di un pezzo che passerà probabilmente in qualche radio sui social, ma non potrà essere ballato da nessuno nello stretto periodo. Questo Sì. dici che ti fa un po' fatica, no? Cioè, Diciamo, allora, diciamo che questo modo di usare il proprio tempo facendo le produzioni è tra virgolette anche un modo speranzoso di guardare quello che sta Esatto, esatto, succedendo esatto. proprio. Nel senso che non facendosi, diciamo, abbattere dalla situazione attuale, si cerca quantomeno di vedere con un minimo di positività o di speranza, anche se in questo momento è veramente al lumicino, un percorso futuro. E di Certo. conseguenza, ecco, diciamo, questo serve a evitarti di stare a casa senza fare niente. Io, tra l'altro, vivendo da solo, insomma, in qualche maniera devo anche occupare il mio tempo e diciamo che lo faccio con le stesse abitudini che utilizzavo e avevo prima, nel senso, Mi continuo a hai rubato la spostare. domanda, mi hai rubato la domanda. No, perché ti stavo chiedendo proprio questo. Tu sei guest praticamente dappertutto, Taormina è la tua seconda casa, tantissime sono le ospitate alle quali avresti dovuto partecipare in questo periodo di blocco totale. Ecco, come ti è cambiata la giornata? Ti svegli tardi la mattina e fai tardi la sera, oppure ti stai normalizzando, tra virgolette? No, per me nella mia vita la parola normale non esiste, nel Ebbene. senso che la mia è stata sempre vita sotto sopra, anzi direi per tratti anche vampiresca per quanto riguarda gli orari, no? Certo. Termine, nel senso che io sono stato sempre una persona che ha vissuto di più la notte che il giorno e continuo a farlo, anzi forse adesso ancora più esasperato, quindi non avendo, diciamo, degli impegni, non ho neanche motivo per magari alzarmi quando per fare determinate cose, ma mi alzo quando voglia e quando voglia di fare delle cose, diciamo, che mi vanno di fare, ecco, quindi non avendo degli impegni improrogabili, allora, quindi questo, diciamo, ecco, stavo dicendo, la mia vita non è cambiata da questo punto di vista. Cerco di fare quello che facevo prima, nel senso, utilizzo una parte della mia giornata ascoltando la musica, scegliendo le produzioni, ascoltando le nuove uscite, preparandomi i programmi. Perché? Perché se tu non esci fuori da questo contesto, allora avviene quello che tra virgolette è una depressione, un'autodepressione che
è inevitabile, visto il momento. Se tu ascolti la televisione con tutte le notizie e anche la rabbia per certe notizie che io, tra l'altro, ho, dove io ho un'idea molto particolare, tra l'altro, su questo, su quello che sta succedendo, perché purtroppo poco chiare sono sempre le cose che ci vengono descritte e dette rispetto al reale momento, e soprattutto poco chiaro è l'atteggiamento dei politici che ci governano in questo momento. C'è poca chiarezza, c'è molta confusione, e per me purtroppo, mi dispiace dirlo, esiste sempre un'Italia di classe A e un'Italia di classe B. Questa cosa si è protratta negli anni e secondo me si protrarrà ancora per sempre, perché fino a quando non ci sarà qualcosa che la cambierà, ma dubito che possa vivere io così lungo per vedere questo tipo di cambiamento. Dai, ce l'auguriamo. Alla conferenza stampa della Protezione Civile vedevo che su alcune domande precise di giornalisti continuavano, sì, a girarci attorno senza dare delle risposte alle domande che venivano fatte, nel senso i se e i ma erano, e il vago era l'origine di ogni risposta. Ecco, tutto questo mi lascia alquanto interdetto, perché non riesco a capire perché ci comunicano i morti ogni giorno ma non ci specificano realmente quali sono quelli di coronavirus. Non riesco a capire esattamente perché determinate restrizioni non sono venute subito all'inizio e sono state fatte in ritardo, quando, perché la sanità, adesso si scopre il problema di sanità in Italia quando sappiamo che la sanità in Italia è stato sempre un disastro, e non voglio parlare del sud dove è veramente un dramma in qualsiasi posto dove si vada. Quindi non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, e se erano delle cose al quale tutti eravamo a conoscenza, che purtroppo sono state messe, come sempre, quando c'è stato da sono stati tagli, la sanità è stata tagliata, determinate situazioni sono state tagliate, quindi sono state viste con molta superficialità, e io credo che questo la stiamo pagando. Ripeto, io ho una posizione molto dubbia rispetto a quello che sta succedendo in Italia. Purtroppo sarò, magari, sai, a pensare male, poi alla fine uno pensa che ogni tanto poi si azzecca. Ma... Esatto, si fa peccato ma ci si azzecca sempre. Esatto, esatto, come dicevo un vecchio politico, no? Esatto. Tu hai dato dei messaggi con la tua musica, dei messaggi di ribellione, ma anche di, cioè, molliamoci ragazzi, la vita non è fatta solo di impegni, manteniamoci concentrati, però divertiamoci pure. Questo è uno dei tuoi messaggi che sono passati con la tua musica. Trovare il colore dentro, anche nel momento, cioè, the color inside, cioè, parla proprio di questo periodo, altro che musica degli anni 90, è una canzone attualissima. Oggi, se io ti chiedessi non di fare una canzone, ma di dirmi delle parole, un messaggio di Daniele Tinino che passa alle generazioni di giovani, meno giovani, anziani, passa a tutti, cosa ti sentiresti di dire? Ma paradossalmente in questo periodo ho scritto in collaborazione con un DJ di Catania e un cantante inglese un brano che si chiama Isolation State, quindi stato di sofferenza. Quindi dovuto anche ovviamente al periodo che stiamo vivendo, che è una presa di posizione sul momento che stiamo vivendo, ma anche, come ho detto prima, un lumicino nella speranza che qualcosa, quel lumicino che, insomma, che ci tiene ancora vivi, che qualcosa possa cambiare. I messaggi positivi in questo momento mi viene un po' difficile, no? Darli, perché, ripeto, le notizie che ci danno, per chi lavora... Non sono incoraggianti. Sono drammatiche, non parlo solo dei DJ, ma parlo di tutto il mondo che gira attorno a quello che è il divertimento. Ci metto anche il turismo, ci metto anche gli alberghi, certo, le spiagge, i lidi, i pub. Si parla praticamente di un anno, esatto. Si parla di ripartire tra un anno per il vostro settore. Sì. Esatto, un anno, cioè un anno senza, con tutto fermo. Secondo me, dal punto di vista economico, è una devastazione totale. Non so quanta gente sopravviverà a questa situazione, soprattutto per chi come ma, me ma mica chi... del tuo settore, perché ci lavori, ma pensa a me che aspetto una serata per incontrare gli amici, per divertirmi, per allentare un po' la tensione dopo una settimana, dopo 15 giorni di battaglia. Anche questa è sanità, è la sanità mentale, la qualità della vita che mi viene un po'...
Ma sono d'accordo, anche perché diciamo che il nostro divertimento è stato sempre parallelo al divertimento della gente, ovviamente. Nel senso, noi siamo i fautori di questo divertimento ed è chiaro che per noi sarebbe stato importante una ripresa con la gente che ha voglia di divertirsi, di ricominciare, di uscire da questo triste alone che ci sta avvolgendo. Per poter cercare di avere una vita, diciamo, normale, questa è la cosa che più ci interessa. E capisco che è difficile, capisco che il fatto che ci dicono che dovremmo comunque utilizzare le mascherine, i guanti, di mantenere le distanze. Quindi a questo punto non si tratta più nemmeno di trovarsi in un locale, in una discoteca, in un bar, ma a questo punto anche quelli che potrebbero essere i rapporti normali. O le nuove conoscenze, tutto viene azzerato perché non hai nessuna possibilità. Neanche il flirtare con una persona verrà azzerato, nel senso quello che può essere il contatto umano verrà completamente azzerato. Saremo dei piccoli robot che cammineremo dritti per la nostra strada senza guardare, notare niente, nessuno e senza essere distratti piacevolmente da nulla. Il che io la vedo veramente come un azzeramento anche di quello che sono i sentimenti umani, che sono normali, che fanno parte della nostra quotidianità. Io ritengo che sia veramente qualcosa di molto complicato dal punto di vista proprio umano e questo mi dispiace tanto perché riprendere in questo modo sarà una ripresa veramente complicata, sia dal punto di vista economica, ma anche dal punto di vista di quelle che sono le relazioni umane, cioè nel senso, ma anche con i parenti stesso. Veramente non so, non riesco ad immaginarmi. Io mi vedo in questo momento come personaggio di tutti quei film che abbiamo visto sul futuro, su un futuro disastrato, con le strade deserte, con Ma la anche un pizzico gente. Black Mirror, non so se hai visto la serie Black Esatto, Mirror, Resident Evil completamente contro gli zombie, ma surreale. sarebbe Resident Evil The o Walking altro. Dead. Capisci? È tutto quello che noi abbiamo immaginato che un giorno poteva essere solamente fantasia, rischia quantomeno in percentuale di essere verità, il che questa cosa mi preoccupa e mi spaventa abbastanza. Senti, in questo momento, nella tua playlist, quando sei solo in casa, non produci, non lavori, vuoi staccare un attimo, cosa c'è? Che tipo di musica ascolta Daniele Tignino dei Typical? Ma dipende dai momenti. Allora, ascolto sempre la musica house, la musica dance. Per situazioni di lavoro e anche per documentarmi su quello che il movimento comunque propone in questo periodo. Personalmente, io sono un amante del rock, quindi è sempre stata la base della mia cultura musicale, ma sono anche legato al funky, all'elettronica, alla Wow, sperimentazione. awesome. Diciamo che il mio bagaglio culturale è veramente ampio a livello musicale. E quindi quando posso vado su YouTube con lo Smart TV e mi vedo dei concerti, gruppi ai quali sono particolarmente legato, anche degli anni Ottanta, come gli Smiths, o mi piacciono molto Nine Inch Nails, è molto, molto vario, cioè nel senso, dipende il momento, se ho bisogno di qualcosa di più adrenalinico, sento qualcosa di più sostanzioso. Se ho bisogno di qualcosa più rilassante, magari mi metto il London Grammar, che è un gruppo Ecco, attuale. vai di ispirazione perché poi magari ti viene in mente un pezzo, ti viene in mente una cosa e vai lì. Ci piace. Senti, Sì, fammi una assolutamente. confidenza, Ma fammi una comunque non confidenza. ascolto, nei momenti di svago, non ascolto dance, ecco, questo è sicuro, perché preferisco ascoltare altro. Cosa mi dici sui DJ set in balcone a casa? Sai che ci sono le home page invase da DJ set. Tu ti sei cimentato oppure come la vedi sta cosa? Allora, mi aspettavo questa domanda. No, perché c'è anche Joey T. Vannelli, per esempio, cioè mica soltanto il DJ che fa la seratina. Cioè. Sì, allora, la mia posizione da questo punto di vista, diciamo, è abbastanza critica, cioè nel senso, io non condanno tutti quelli che hanno voglia di fare queste esibizioni, però non. Secondo me devono avere qualcosa che valga la pena vedere quel video. Cioè, allora, se proponi musica, vedere la tua faccia che sta lì da solo
da DJ cameretta, tra virgolette, con il divano, il letto dietro e la basura, cioè, secondo me è di una tristezza unica, perché comunque la nostra musica, se, soprattutto se si fanno quei set, è sempre stata dedicata a un pubblico che balla, a un pubblico che recepisce, certo, e che si muove, e soprattutto devi cercare di creare un'atmosfera, di cercare di unire, cioè è bello per quello. Anche Boiler Room, che sono fatte per poche persone, comunque la gente dietro che ti balla e ti coinvolge, anche se davanti non hai nessuno. Questa qui mi sembra, sai, ti faccio un esempio, quando tu hai una platea di 3.000 persone, hai 300, 500 visualizzazioni, ma voglio esagerare perché si parla della media, a parte più grandi ovviamente, certo, parliamo più, però hanno anche una platea più grande. È come suonare in una discoteca dove ci sono 3.000 persone, ma solo 30 stanno ballando. Cioè, se... no, se hai reso perfettamente. Hai reso perfettamente. E soprattutto per capire che questi 30 poi sono parenti, nipoti, amici, quelli del condominio. Non lo so, io credo, se vuoi fare qualcosa di interessante, è giusto che tu lo faccia, che tu possa lavorare magari a distanza con un grafico, che crea degli effetti speciali, perché vedere te che stai lì dietro, ecco, certo, sì, cioè, sì, cosa sì, serve? Cioè, è un'immagine statica, che cosa mi può dare? Non ho capito, tu che fai, che ti muovi così e fai dei balletti dietro la console? Non credo. Cioè, se preferisco allora fare dei podcast musicali vari, dove ognuno, se ha voglia, riprendersi l'ascolta quando e come vuole. Secondo me questo ha più logico, oppure se fai la diretta, se fai la diretta dovresti avere un minimo di coreografia, e i grandi DJ, quelli mondiali, lo hanno fatto. Certo, certo. Se tu vedi, per esempio, ti consiglio di vedere il DJ set di Dixon, che ha creato una situazione surreale con lui sotto l'acqua, con l'immagine, cioè con, immerso con tutti i pesci futuristici che girano attorno. E beh, allora lì un po' cambia. Allora lì, cioè, tra la musica sono attratto da quello che sto vedendo, oppure un DJ set fatto da mi sembra Emmy, fatto in un posto da solo, ma è una bellissima chiesa con delle luci, con varie riprese, varie camere. Beh, allora sì, cioè, vale la pena, altrimenti preferisco ascoltare un DJ set di chi mi piace e di quelli, e della musica che mi piace. Non ha senso stare lì a far vedere che stai missando, la gente mi conosce, quindi, cioè, non è necessario che mi possa, abbia tutta questa necessità di vedere, meglio ascoltare quello che faccio che vedere me. Hai sentito in questo periodo Riccardo e Vincenzo? Sì, tra l'altro Vincenzo la pensa come me. Parliamo degli altri due membri atipici, ok? Sì, sì, sì. No, con Vincenzo mi sono sentito un paio di volte, anche lui ovviamente forse ancora più di me sta pagando questa situazione, perché tra l'altro ha rinnovato da poco gli studi, quindi ha dovuto anche affrontare delle situazioni delle economiche, perché aveva dei progetti che erano legati agli studi, tra i quali anche una scuola di produzione, tutto, con delle persone già, dei ragazzi che erano già iscritti, ha dovuto mollare tutto e bloccare tutto, stando a casa pure lui. Certo. Riccardo ha uno studio di registrazione, anche lui fatto da poco, ed è totalmente fermo, e questi sono motivo di totale, diciamo che è il sostentamento, che per, cioè, è il motivo di sostentamento per loro, e quindi la vedo dura da questo punto di vista anche per loro. Mi dispiace, ci raccontiamo il momento di difficoltà, ecco, con la conseguenza, avete come che... Avete nelle vostre discussioni come oasi mentale un ritorno, un back in the 90s, cioè tornare agli anni 90, ma ti ricordi quando facevamo le serate e poi andavamo? Cosa vi raccontate? Dimmene una. No, ma di solito quando vogliamo ridere, tra virgolette alleggerire l'atmosfera, lo facciamo ricordandoci degli scherzi che ci facevamo durante le nostre tournée, o tutte le cose che succedevano strane, volute, focazuali, che ci capitavano, e allora ridiamo di tutto questo, perché comunque è stato un periodo molto divertente, non solo dal punto di vista del discorso musicale, i vari programmi, contorno, dove siamo andati, manifestazioni, ma secondo me tutto quello che c'era dietro era divertente,
tutta la preparazione, tutti gli scherzi, quello che facevamo, era veramente vissuto con grande gioia e senza nessuno stress. Nel senso, noi anche il periodo di Typical, ma anche quello poi vissuto da solo, post-Typical, praticamente per me è stato sempre, e per noi è stato sempre un periodo da vivere come tre amici che avevano voglia di divertirsi, senza farsi troppo menate in testa. Ecco, cioè, poi quando magari al Festival Bar, ma ne vogliamo parlare? Cioè, lì è stato... Sì, sì, sai, dai, erano delle cose che, sì, che ti proiettavano in un'altra dimensione, nel senso ogni tanto ti facevi la famosa domanda, beh, ma io qua, insomma, quantomeno, poi da protagonista dopo un'estate con il singolo primo in classifica per tante settimane, tutti i vari programmi che vedevamo in televisione ci vedevano come ospiti, allora, insomma, era una cosa divertente, vivevamo con grande gioia, grande divertimento. C'erano dei periodi in cui magari c'era un po' di stanchezza perché ci trovavamo a fare, che so, 4 radio nel giorno, nella stessa città, oppure spostarci da Roma a Milano perché la mattina avevamo le interviste nelle radio milanesi, tipo DJ, tutte quelle avevano le sedi là, RTL 105, poi la sera, pomeriggio, dovevo andare nelle radio di Roma, quindi e ci sono stati periodi anche abbastanza nevrotici da questo punto di vista, ma sapevamo che valeva la pena farlo, alla fine ci ridevamo sempre. Se ancora dopo tutti questi anni se ne parla col sorriso, evidentemente è stato tempo investito bene. Credo, secondo me, il fatto comunque che noi siamo stati tanti anni insieme e poi ci siamo separati perché avevamo bisogno comunque di separarci, perché ognuno voleva fare comunque a un certo punto, come credo sia normale, le proprie cose, le proprie scelte. E quando ci siamo separati in serenità, cioè ci eravamo tutti d'accordo che era il momento di ognuno poter trovare altre alternative. E il fatto che tutti e tre abbiamo avuto comunque poi una vita, diciamo tra virgolette, da solista, al di fuori del gruppo, comunque con altri successi, questo ha dimostrato che la nostra scelta è stata giusta. Non solo, quando ci siamo rimessi insieme per fare delle cose, l'abbiamo fatto solamente a scopo di divertimento, della serie. Ok, facciamola, ci divertiamo, c'è questa situazione qui, la sfruttiamo, se va bene, va bene, se non va bene ci siamo divertiti, ci siamo passati qualche giorno insieme. E questo è stato sempre lo spirito giusto. Ti ringrazio tantissimo per i sorrisi, per le riflessioni che mi hai fatto fare e per il tuo essere profondo che non mi aspettavo così. Quindi grazie tantissime e prima di chiudere, hashtag noi non ci fermiamo. Noi non ci fermiamo. Grande Daniele Tignino, grazie. Ciao, grazie.